quale scenario dobbiamo aspettarci al G20 di Cannes in programma agli inizi di novembre? Ma senz'altro sono stati fatti dei passi avanti dal punto di vista della coesione e anche della comunicazione, non solo nei fatti da parte dell'Unione Europea. Adesso al G20 si cerca di recuperare consenso, e quello che ci aspettiamo è che dal punto di vista dei cosiddetti BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, arrivi anche una disponibilità a sostenere l'Europa in questo suo sforzo, non solo di recuperare in termini di investitori internazionali, ma soprattutto nei fatti di dimostrare come tramite la ricapitalizzazione delle banche e poi il recupero degli impegni di governo si riuscirà a ricucire lo strappo che si era creato su questa crisi europea. Veniamo adesso al mercato Forex, movimento euro-dollaro, soprattutto alla luce di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della BCE entro fine anno. Sì, ecco, da questo punto di vista ancora una volta abbiamo visto gli investitori asiatici molto attivi anche sul lato valutario. L'impressione che si voglia mantenere un livello anche nel rapporto euro-dollaro che non crei problemi a tutte quelle banche centrali che sono impegnate nell'ottimizzazione e diversificazione delle proprie riserve internazionali. Da questo punto di vista quindi il range tra 1,36 e 1,40 sembra che dovrà permanere da qui alla fine dell'anno, ed è un range sul quale vi è un consenso comune anche alla luce proprio di quello che ci si aspetta come mosse da punto di vista dell'Europa. Noi ringraziamo Claudia Segre, Assium Forex. Arrivederci.